Ciao ragazzi, benvenuti con una nuova video ricetta. Per farmi perdonare questo periodo che ho fatto soltanto video chiacchiere, oggi ritorno, tra virgolette, alla grande con una bella ricetta asiatica. Io so che voi adorate le ricette asiatiche, anzi vi dirò di più. Iniziamo con una ricetta che entra nella categoria sushi. Prima però di andare a fare i famosi sushi roll che più o meno tutti conosciamo, iniziamo un po' a vedere che cosa è il sashimi, che è diciamo un parente diciamo strettissimo del sushi, ovvero delle sfogliatine di pesce crudo tagliate sottilissime, accompagnate con la salsa ponzu. La salsa ponzu è una salsa di soia acida, inacidita, che appunto si sposa benissimo con il pesce crudo, ma perché no, se voi siete vegetariani, anche con magari delle crudità di verdura tagliate sottilissime e intinte in questa salsina. Quindi ragazzi, quello che più mi preme diciamo spiegare un poco più che altro come realizzare questa salsa ponzu, che è versatilissima, e sicuramente molti di voi che vanno nei ristoranti giapponesi l'avranno assaggiata, vediamo appunto come realizzarla in casa. Ok ragazzi, partiamo dagli ingredienti e dopo realizziamo il nostro buonissimo sashimi di salmone con salsa ponzu. Ciao! Ok ragazzi, ecco qua sul tavolo tutti gli ingredienti che oggi utilizzeremo per fare il nostro sashimi con salsa ponzu. Ovviamente l'ingrediente principale sarà del pesce crudo. Io oggi ho qua del salmone, ma ovviamente voi siete liberissimi di utilizzare il pesce crudo che più preferite. Solo una raccomandazione: il pesce crudo deve essere sì freschissimo, ma comunque deve passare almeno una notte in congelatore. Quindi deve prima essere, per essere consumato crudo, prima deve essere congelato, ovviamente al momento del congelamento deve essere freschissimo, e poi scongelato, e poi può essere consumato crudo. Questa operazione, tra virgolette ragazzi, è obbligatoria e non si può diciamo non si può aggirare, soprattutto diciamo per la nostra salute, perché proprio questo congelamento abbatterà tutta la carica microbica batterica che potrebbe avere il nostro pesce crudo. Quindi soprattutto se questo piatto è destinato a, che so, a dei bambini o che so, delle donne incinta, non penso che mangeranno mai del pesce crudo, o che so, magari a degli anziani o comunque a chi ha problemi di stomaco, è importantissimo congelare e scongelare il pesce. Tra l'altro diffidate da quei ristoranti giapponesi che dicono che il loro pesce è fresco e non è congelato, anzi se vi dicono che è fresco e non è stato congelato è proprio un campanellino d'allarme, perché a quel punto il pesce potrebbe essere non sicuro. Quindi ritornando a noi, io sono l'uomo dei prologhi, ritornando a noi, quindi del pesce fresco congelato e scongelato, del brodo dashi. Il brodo dashi io lo faccio in maniera molto semplice, ovvero facendo bollire dell'alga kombu in acqua per 5 minuti, dopodiché dopo questi 5 minuti di bollitura si creerà proprio, non so se si riesce a cogliere dalla telecamera, questo brodino diciamo scusate, da questo che virerà il colore verso il giallino, il verdognolo. Quindi useremo questo brodo dashi e ne useremo due cucchiai. Ovviamente potete sostituire il brodo dashi con qualsiasi dado da cucina a base di glutammato di sodio. Quindi due cucchiai di brodo dashi, due cucchiai di salsa di soia, due cucchiai di succo di limone ovviamente filtrato, un cucchiaino di mirin. Il mirin è
diciamo questo liquore di riso stagionato tipico giapponese, voi lo potete sostituire per esempio con il passito di Pantelleria, e infine un cucchiaino di aceto di riso, voi potete sostituirlo con l'aceto di mele. Ok, come al solito ho parlato un'ora e mezza, ma non me ne abbiate a male, alcune cose era proprio obbligatorie dirle. Ok, iniziamo subito a preparare. Ok ragazzi, per prima cosa bisogna munirsi di un coltello ben affilato e sfilettare il nostro pezzo di pesce crudo. Vi consiglio di appoggiare una mano di piatto sul filetto che volete tagliare e procedere con questi movimenti lungo il filetto, che vi faccio vedere. Non è semplicissima questa operazione, ma andando con molta calma, tanto non abbiamo fretta, si può tranquillamente fare. Ok, vedete che piano piano mi sta venendo questo filettino di salmone. Voilà, vi consiglio di non togliere la pelle, in questo caso era una fetta di salmone con un pezzettino di pelle, non toglietela, perché anzi quella della pelle farà un po' da guida e vi aiuterà proprio a sfilettare in maniera più sottile possibile il vostro salmone. Diciamo che questa è una ricetta molto semplice e che vi aiuterà a fare una bellissima figura con i vostri amici, ospiti, il vostro amante, la vostra amante, perché diciamo fa tantissima coreografia ed è molto semplice da realizzare, quindi anzi ve lo consiglio, anzi come proprio ricettina quasi afrodisiaca. Ok ragazzi, con santa pazienza mi faccio tutte le mie belle sfogliatine di salmone. Voilà, vedete, ne ho fatto un'altra. Arrivata a questo punto la svolto e continuo. Non so Antonio se sta riprendendo per bene, ma penso di sì, oramai dopo anni è diventato troppo bravo, può andare quasi a Mediaset a fare Barbara D'Urso. Ok ragazzi, continuo così con il mio salmone a fare queste mie sfogliatine sottilissime di salmone e poi possiamo fare la salsa ponzu. Ok ragazzi, iniziamo a fare la famosa salsa ponzu, che come vi ho detto è una salsa piuttosto versatile, va bene anche con le verdure o che so, anche si potrebbe anche condire l'insalata con questa salsa ponzu, per carità. E allora iniziamo: in una ciotolina mettiamo 2 cucchiai di brodo dashi, mettiamo 2 cucchiai di salsa di soia, ci sono 1 e 2, dopodiché 2 cucchiai di succo di limone, 1, mi raccomando il succo di limone di buona qualità, 1 cucchiaino di mirin, voilà, e 1 cucchiaino di aceto di riso o aceto di mele, dipende quello che avete in casa. Ok, ovviamente queste proporzioni ragazzi le potete variare secondo i vostri gusti e aggiungere più o meno l'ingrediente che vi piace. E allora, io già vedendo questa salsina è venuta un po' troppo scura, quindi aggiungo un altro goccino di brodo dashi e un altro goccino di limone. Ok, va bene, si è schiarita un pochettino. Adesso lascio riposare la salsa ponzu in frigo per un'oretta e dopodiché siamo pronti per servire. Ci vediamo
dopo per la presentazione del piatto. Ok ragazzi, ecco qua il nostro piatto pronto. Ho servito il mio salmone tagliato il più sottile possibile qui sul piatto. In Giappone sono dei veri maestri a tagliare il pesce in sfogline sottilissime, quindi ho servito il salmone con la nostra deliziosa salsa ponzu, questa salsa un po' acida a base di limone e salsa di soia. Infine ho servito il tutto con un mucchietto di insalatina tagliato a julienne. Se avessi avuto dello zenzero sott'aceto l'avrei messo, l'avrei servito qua sul piatto, ma non l'avevo. Se avessi avuto della salsina wasabi l'avrei anche utilizzata, ma quella invece l'ho terminata. Infine ho decorato un po' la salsa ponzu con queste rondelline di zenzero fresco che galleggiano. Bene ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, che la proviate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ciao e alla prossima video ricetta.